pomeriggio, buon pomeriggio a tutte le amiche, a tutti gli amici di Radio Punto Nuovo. Ben ritrovati in un'altra settimana, quella che fa terminare il mese di agosto. Amici, si torna a settembre, mentre c'ho un collega che mi manda una fotografia di lui beato a Formentera. Non è a Formentera Alessandro Montano. Magari. Buongiorno Marco. Ma non è vero, è che poi stai lì, non puoi lavorare sulle partite. No, però dai, con la sosta magari Formentera, perché poi non, cioè, parliamo ogni volta con Bruno Gaipa, parlavamo prima negli scorsi giorni. Ogni volta che entri nel mood del campionato arriva la sosta che ti spegne un po' tutto. Certo, quest'anno è anche la prima sosta da campioni d'Europa, tre partite valide poi per la qualificazione al mondiale, quindi un po' di attesa tutto sommato c'è, però dai, smorza sempre un po' tutto la sosta. Sì, in effetti sì, in effetti smorza un po' tutto. Il Napoli ha preso il centrocampista. Il Napoli ha preso il centrocampista. Il centrocampista del Napoli si chiama Anguissa, si chiama per la precisione Zambo Anguissa. È un ragazzo camerunense, classe 95, che compirà 26 anni il prossimo 16 novembre. È alto 184 centimetri, pesa 78 kg, è di piede destro, è legato al Fulham fino al 30 giugno del 2023. Ma come? Ma se sei arrivato al Napoli non è legato al Fulham? No, è legato al Fulham perché, come probabilmente già saprete, il Napoli l'ha preso in prestito con diritto di riscatto. Quindi se questo diritto non dovesse essere esercitato, Zambo Anguissa se ne tornerà al Fulham. L'operazione è stata portata avanti da due agenti, Maxime Nana e l'italiano Gabriele Giuffrida. Ovviamente cercheremo di scoprire meglio chi è Zambo Anguissa nell'arco di questa trasmissione, anche perché c'è chi dice vabbè, ma è un altro Bakayoko. No, non sono d'accordo nemmeno con Umberto, che sostiene che sia un altro Bakayoko, ma tra un po', però si chiarirà, non vi preoccupate che tra un po' arriva. Mi aggiorna il collega Scarinzi che Anguissa fece bene con il Marsiglia, finalista in Europa League nel 2018, il suo allenatore era Rudy Garcia, tutto vero, è un giocatore già dalla comprovata esperienza internazionale. Allora, tra un attimo arriva Umberto, subito però bisogna andare ad analizzare quello che è successo nel weekend, perché ci sono diversi episodi, anche di natura arbitrale, molto interessanti. Graziano Cesari, buon pomeriggio, ben ritrovato. Buon pomeriggio a voi, ciao, allora, buongiorno. Un grande piacere averti con noi. Graziano, partiamo subito dall'episodio che ha un po' diviso anche i quotidiani questa mattina e anche tante persone che ieri hanno provato ad analizzare il match, tra cui da un lato Spalletti e dall'altro Ballardini, che hanno avuto visioni ben diverse sull'episodio di cui ti sto parlando. Hai già capito a cosa faccio riferimento? È carica di Buxa su Meret nel gol annullato a Goran Pandev? Dai, entriamo subito in medias res. No, ma no, assolutamente no, per me assolutamente no. Io credo che non ci sia nessuna azione scorretta, azione pallosa. È stato detto un giocatore del Genoa guarda il portiere, ma una cosa assolutamente normale, perché tu guardi la posizione, il ginocchio di Meret secondo me va a colpire la schiena del giocatore del Genoa. L'arbitro, al di là della mia valutazione, l'arbitro ha posizionato benissimo. Abbiamo visto che ha fatto ampi gesti, che non c'era nessun contatto palloso, dopodiché è indicato al centro del campo per convalidare la rete. Quello che a mio parere è assolutamente non consigliabile, è assolutamente fuori protocollo, è assolutamente non ipotizzabile e non si può neanche intervenire, perché altrimenti facciamo veramente tanta confusione, è che non è un chiaro ed evidente errore, quindi il VAR deve stare zitto. Perché allora è intervenuto il VAR? Perché a mio parere c'è stato un errore di valutazione, un errore di interpretazione, un errore di che ha commesso il VAR a dire all'arbitro della gara vattela a vedere. Certo, vattela a vedere, perché effettivamente l'arbitro è proprio posizionato nel miglior modo possibile, quindi inevitabilmente tutto il suo controllo. Se il VAR deve intervenire quando è un chiaro ed evidente errore, qualche cosa non funziona. Quindi il Genoa è stato penalizzato.
Non fatevi fare le classifiche delle penalizzazioni, perché io non entro in questo. No, io dico in questo episodio, il Genoa è stato penalizzato, sì, in questo episodio. Direi, dal mio punto di vista assolutamente sì, dal punto di vista di Spalletti no, dal punto di vista di Paladini, dal punto di vista di qualche altro commentatore probabilmente no. Vedremo nel proseguo delle designazioni se saranno penalizzati Fabio Alvar e Ibello come arbitro di campo. Ti faccio un altro tipo di domanda che valica un po' i confini dell'episodio in sé. Ma agli arbitri, al VAR, perché ieri allo stadio Luigi Fellaris c'era Marco Di Bello come arbitro centrale e Fabri al VAR, parliamo di due arbitri estremamente esperti, ma gli arbitri... No, parliamo di tre internazionali. Tra le altre cose. Parliamo di due... Ecco, stiamo parlando di due arbitri internazionali con un lungo corso, ma agli arbitri è chiaro il regolamento, l'utilizzo del VAR? Io penso proprio di sì, anche perché se no abbiamo visto come sono stati utilizzati gli arbitri del VAR. Dunque, ogni partita, 10 partite, almeno due partite sono ripetute dallo stesso arbitro al VAR, quindi si tende una specializzazione. Quindi immagino che Gianluca Rocchi, che ha raccontato il VAR a tutte le squadre, perché ha perso un anno, diciamo, non ha perso, ha sicuramente insegnato in questo anno il VAR a tutte le squadre, abbia ben presente quello che significa operare al VAR, aiutare il direttore di gare ed intervenire al VAR. Quindi per me è una situazione estremamente piacevole da commentare. Parlo degli arbitri internazionali, parlo dei migliori arbitri, parlo di quelli che dovrebbero dare la linea di condotta, invece a mio parere hanno sbagliato. Ma resto scettico sull'utilizzo del VAR, che viene probabilmente alle volte ignorato quando non dovrebbe. Tipo nel caso ormai diventato quasi di scuola di Verona-Inter, lì era calcio di rigore su Lautaro tutta la vita, forse lì c'era il chiaro ed evidente errore. Allora, lì devo dire che io non ho ancora capito effettivamente cosa sta succedendo quest'anno, no? Perché ho visto Osimhen e Caldara non concesso calcio di rigore, ho visto Lautaro e il giocatore del Verona calcio di rigore non concesso, ho visto Dybala calcio di rigore non concesso contatto con Luperto, ho visto Bonaventura calcio di rigore non concesso per l'intervento di Lukic. Allora vi faccio una domanda: quali sono le disposizioni che ha dato Rocchi agli arbitri? Ha detto punite quando il rigore deve essere una roba serissima, perché se ci sono quattro episodi, quattro arbitri non giudicano il calcio di rigore, quattro pagano, non intervengono, dico questa è la disposizione che ha dato Rocchi, se questa è la disposizione, se c'è uniformità mi va benissimo, però non dopo una domenica o due punire un intervento di questo genere, perché allora cambia tutto. No, ma è chiaro il ragionamento, ti faccio un'ultima... Se mi sta bene così, cioè se tutti decidono così e questa è un'uniformità, è la linea di condotta, a me sta bene. Ma deve esserci uniformità, altrimenti è ovvio che la prima cosa che accade è che tra i tifosi, che sono i fruitori di tutto questo che noi diciamo, di cui parliamo, c'è disorientamento. E non è bello, perché poi se ti disorienti inizi a pensar male e tutto questo dovrebbe essere evitato. Esatto, tutto questo dovrebbe essere evitato. Ma mi riferisco anche alla manata di Osimhen. Se questo è l'atteggiamento del direttore di gara, allora tutte le manate vanno punite, perché non può rimanere impunito una manata, assolutamente no, perché allora così facciamo una confusione enorme e facciamo differenziazioni enormi, e allora l'errore diventa veramente significativo e importante, perché si comporti così una cosa, la prossima volta voglio lo stesso tipo di provvedimento e lo stesso tipo di sanzione. Anche perché giustamente mi hanno scritto già in tantissimi mentre stiamo chiacchierando: chiedigli di Quadrado. Te lo dico, io chiedo di Quadrado, l'ho fatto vedere ieri sera, chiedo di Quadrado. Quadrado il pallone lo sorpassa, ok? Mancuso può andarsene via. Scusatemi, se non è volontario quello, è chiaro che è volontario, che tu puoi andare in potrà essere prova TV su Quadrado? Non credo proprio, l'arbitro non è neanche sanzionato, quindi. Ma andava espulso. Quantomeno tu devi prendere un provvedimento, poi sei tu arbitro sul campo che giudici, se tu vai a giudicare se è volontario oppure no, e questo ti lascia la discrezionalità. Però in questo caso vogliamo prendere un provvedimento, perché sennò è troppo
è uguale il provvedimento preso per Osimè e preso niente per Quadrato. Non funziona così, non può funzionare così. Graziano, come sempre lucidissimo in tutte le tue analisi, è un privilegio ospitarti, grazie. No, è un piacere per me. Grazie. Buon proseguimento di trasmissione. Grazie, ciao. grazie davvero a Graziano Cesari. Allora, caro Alessandro Montano, io adesso non voglio non mi appartiene, poi lo lasceremo a Chiariello il ruolo del complottista, sta arrivando, un minuto, sta qua. Però, scherzo ovviamente, Chiariello non è un complottista. Però, è troppo difforme l'interpretazione su Osimhen e quella su Quadrato. Adesso, dire che Graziano Cesari è un facinoroso vice direttore di Lotta Comunista o di qualche organo bolscevico di qualsiasi altra natura, non ci sto evidentemente, non ci sto. Cesari ci dice da un lato quello su Meret, dal mio punto di vista non è mai fallo, e noi non è che gli abbiamo detto ma come ti permetti Meret, possiamo pensarla come ci pare, però Graziano Cesari è Graziano Cesari, un'istituzione nel mondo arbitrale, se dice una cosa io ascolto, porca miseria. Se mi dice su Quadrado quello è un provvedimento da prendere e nessuno fa niente, mentre ad Osimhen vengono date 2 giornate con tanto d'espulsione, direi che qualcosa non quadra. A proposito di Quadrato, direi che non ci siamo, francamente. Direi che stiamo evidentemente lontani da quella che è la necessaria uniformità che serve. E la prova della TV a questo punto non potrà essere utilizzata, per meglio dire, ci diceva Cesari, sarà molto complicato utilizzarla. Difformità, mancanza di equilibrio in certe decisioni. Direi che siamo tornati alle solite e che la gestione Rocchi non parte, diciamo, nel modo in cui si potrebbe sperare che partisse dopo l'addio di Nicola Rizzoli. Chiariello, buon pomeriggio. Salve a te. Come stai? Bah. Su Meret non era fallo, ci ha detto Cesari. Ora, Graziano Cesari. Però ha detto che Quadrato doveva essere espulso e Osimhen, cioè se non c'è uniformità tra Quadrato e Osimhen. Partiamo bene. E la Bibbia Cesari? No, la Bibbia Cesari, l'ho detto prima, non è la Bibbia, però è Graziano Cesari. E io conosco almeno altri 10 arbitri del suo valore che dicono che quello è fallo. Ma infatti non siamo. L'hai visto la manata di Quadrato su Mancuso? Sì, evidentemente andava punito. E perché non è stato punito? Perché Osimhen sì e Quadrato no? Sono 2 arbitri diversi, 2 partite diverse, ognuno vede le cose per come le vede. L'uniformità del giudizio è una cretinata, perché tu non puoi pensare che persone diverse abbiano il cervello collegato tra loro, quindi è impensabile, non c'è mai stata, non ci sarà mai, non si potrà mai avere. Quello che si può avere invece è l'utilizzo della tecnologia in maniera uniforme, quello sì, e purtroppo quello manca. Per quanto riguarda Osimhen, lì è un errore marchiano di Aureliano, che è convinto che Osimhen si sia comportato in maniera violenta e l'ha scritto, e Massandrea fa il notaio. Ma è l'appello quello che conta in questi casi. Dimostrare che quello non è un atto violento è quello che dovrà fare il Napoli. Mentre nel caso di Quadrato è proprio sfuggito, ma anche al VAR è sfuggito, quello è il problema. Ed è grave, ed è molto grave. Lasciamelo dire, è penso molto di grave. Sì. È penso molto di grave. Sì. Ma vabbè, c'era anche un rigore per la Juve, però, anche quello è sfuggito, però anche quello, no, dobbiamo dire tutto. Allora io veramente sono basito dal sentire commenti di gente che ha giocato a calcio ad alti livelli, che dice ma come si chiama Buxa, il Carneade, di classe 2003, ma è un ragazzo che secondo me si farà, si farà. Non è da questi che particolari si giudica un calcio di rigore, sì, si farà. Vabbè, questo Buxa, a me che sia volontario il fallo
o che sia involontario. Ma sai quanto cavolo me ne no, frega? No, ma assolutamente, ce ne frega niente. No, perché qua Scodio Renica che scrive non è volontario. Nostro ospite Renica. Ma dico io, chi se ne frega? Sono d'accordo. Non è volontario. Lo colpisce o non lo colpisce sul ginocchio? Gli fa cambiare traiettoria in volo e lo sposta sì o no? Questa è l'unica domanda che ci dobbiamo porre. Io invece ti voglio dire è Meret che va addosso all'attaccante o è l'attaccante che disinteressandosi della Meret, palla? Ma hanno detto ma Meret parte col ginocchio alto e così fa un portiere. Esatto, così esce il portiere. Dopodiché però è lui che va a impattare sull'attaccante o è l'attaccante che lo sposta? È evidente che è l'attaccante che lo sposta. Per me, è evidente. Per me quello che ha detto Spalletti è verissimo, cioè l'attaccante non guarda più la palla. Io ho parlato stamattina con Luciano Tarallo che mi ha mandato i frame e dice è indubbiamente ognuno fallo. Ha tutto il diritto di pensare, il dibattito è bello per questo. Ma come, diritto di che? Ma di che parliamo? 380-127-2000, ditemi la vostra, se andiamo anche da Carlo Laudisa, perché dobbiamo parlare di mercato. Oh, 30-31 si chiude il mercato. Anguissà, Zambò, Anguissà, ti piace? Io Zambò da Natale che le dici è ottimo, ottimo. Allora, ci siamo sentiti stamattina, tu mi hai detto è un altro Bakayoko. No, ho detto speriamo che non sia un altro Bakayoko. Tu come tutti i giornalisti fetenti stravolgi le parole delle persone. Io perché proprio, ti piace, io proprio sì. Ti piace mestare sì. Del torbido. Sì, sì. Ho sì. Detto speriamo sì. Che non sia il palo della luce bis. Speriamo. Ma non. Allora. Se poi si rivela un grande giocatore, viva Dio, tutti mi stanno dicendo, dottor non si preoccupi proprio, è tutta un'altra cosa. Vabbè, diavolo per buono. Pur io l'ho visto giocare. Diciamo che e non quando è. Quando l'hai visto giocare? No, l'ho visto. Non è sto Fulham. Io del Fulham ne ho visto una partita l'anno scorso. Anche no, una vabbè, squadra, ma attraverso Instat. Una scarsa. Attraverso Instat tu ti riesci a sezionare un giocatore proprio nei dettagli. Però ho visto un po' di filmati. Attraverso Instat Scout, Y Scout. Non è sto fulmine. Non è sto fulmine. Però pare che l'hanno pagato 30 milioni qualche ma anno. Dove? Ma no. Quando? Dicono che il Fulham l'ha preso dal Marsiglia. Sì, il Fulham, sì, all'epoca. E succede il Fulham? Ah, io pensavo il Napoli. E 30 guarda, lo dico io cosa stato 30 pistacchi. Andiamo. 30 pistacchi un euro. Dal guru del calciomercato Carlo Laudisa. Carlo, buon pomeriggio. Ciao, i pistacchi sono buoni. Ottimo, io ma adoro i pistacchi. Ma che scherzi. Ma che 30 scherzi. Pistacchi un euro, più o meno. Allora, il Napoli ha chiuso il suo mercato con Zambò Anguissà? Direi di sì. In entrata, sì. Adesso vediamo le uscite. Petagna, la Sampdoria. Un as, dove va? Un as, Spalletti no, l'ha tolto dal mercato. Io penso uno dei due rimanga alla fine, no? Penso anch'io. No, tu pensi vanno via tutti e due. Però un as ha il contratto in scadenza, no? Sì, questo è vero, sì. Ma infatti un as starebbe pure pensando di rimanere a scadenza e poi andarsene l'anno prossimo a parametro zero. Starebbe pensando. Può essere. Sì, sì, sì. C'è stato quel sondaggio del Milan che evidentemente ha smosso le acque. Sì, probabilmente sì. Petagna non vorrebbe, da quello che sappiamo, andarsene dal Napoli, però. Dai piani alti è arrivato l'imprimatur di abbassare un po' il monte ingaggi per quello che è possibile e potrebbe essere Petagna il sacrificato della necessità di abbassare un po' il monte ingaggi. Diciamo che ieri sentivo umori meno diciamo allegri in casa Sampdoria sull'argomento, invece stamattina c'è più ottimismo. Quindi si sta sbloccando. Sì, si diciamo potrebbe. Che c'è aria di intesa, profumo di intesa. Senti Carlo, a proposito invece per un prestito, ovviamente. Beh certo, a proposito di altri club, chiaro che ha fatto molto rumore il tonfo della Juventus contro l'Empoli, Juventus che si sta muovendo sul mercato, Mohamed Hiattaren, questo ragazzo del 2002 del PSV che Raiola da tempo sta provando a portare un po' dovunque. È un di fatto dovrebbe essersi chiusa l'intesa con Hiattaren, però tutto ruota attorno a Pjanic. Leggevo un tuo tweet di 5 minuti fa che andava a svelare com'è la situazione, Carlo. Se per questo ho appena prodotto un reel su Instagram, il cui titolo è Pjanic e la Juve, ormai manca poco.
Quindi ci siamo. La Juventus sta prendendo Pjanic. Diciamo che la Juventus si è messa al lavoro oggi per cercare di colmare questa differenza, in questo momento è di 1,5 milioni, al netto e 3 al lordo, sa quello che paga il Barcellona e quella la cifra messa a disposizione da Agnelli per questo extra budget, definiamolo tale. Non esce nessuno? Non esce nessuno? In questo momento no. Dal centrocampo della Juventus. Ci sono tante voci su McKinney, ma al momento no, anche perché Ramsey tra l'altro è infortunato, altre operazioni non ce ne sono all'orizzonte. Quindi ecco perché l'operazione Pjanic dopo l'ingresso di Ken, anche noi in prestito, e quello di Locatelli deve importare anche un esborso economico relativo. Chiaro. Umberto, è Pjanic l'uomo giusto per la Juventus? E poi facciamo un'ultima domanda a Carlo sulle milanesi. Non lo so se lo è per la Juve, lo è sicuramente per Allegri o le idee di Allegri. È il suo uomo, quindi è quello che vuole lui. E poi bisogna fare in modo che l'allenatore lavori con gli uomini che gradisce, fondamentalmente, se si può. Pjanic sicuramente è l'uomo che vuole lui. Lui immagina un centrocampo con Betancourt e Locatelli ai lati di Pjanic. Eh sì, dovrebbe essere questa l'idea che dovrebbe portare poi anche Rabiot al posto di Betancourt. Sì, Rabiot. Vabbè, Locatelli e Rabiot, insomma, tra Betancourt e Rabiot uno dei due. Senti Carlo, per chiudere con le milanesi invece, come siamo messi? Che fanno Milan e Inter? Ma l'Inter ha chiuso i battenti, credo anche con soddisfazione. E invece il Milan è in dialogo anche in questo caso accelerato con il Brest per Romain Feld, questo quello del Brest, centrocampista offensivo, sì, 23 anni di qualità, vedremo se chiudono. Certo, anche lui ha rifiutando di partire per la trasferta con la sua squadra in questo weekend, ha dimostrato di voler Milan. È un altro giocatore in questo momento poco conosciuto, però il Milan si è distinto in questi anni per aver valorizzato appunto gli sconosciuti. Certo. A Giroud invece, che insomma credo che sia l'eccezione che confermi la regola. E poi ci potrebbe essere qualche addio, ad esempio quello di Castiglieco, ma staremo a vedere. Carlo, è una giornata molto lunga per te, ti lasciamo subito al tuo lavoro. Ciao. Grazie, ciao. Grazie a Carlo Laudisa della Gazzetta dello Sport. Siamo più o meno in un ritardo accettabile. Sì, Montano mi fa sì con la testa, ritardo accettabile. Allora, stop and go e ripartiamo. Oh, e allora, eccoci tornati in diretta. Come sempre a quest'ora è il momento delle idee di Umberto Chiariello. Lido Nuovo, il punto sul calcio italiano di Umberto Chiariello. Il calcio italiano ha un campionato di Serie A che è letteralmente spaccato in tre tronconi, non volendo fare playoff e playout, non volendo ridurre le squadre. Fatalmente avremo la solita storia che a un bel po' di turni dalla fine qualcuno sarà bello che adagiato nell'aver raggiunto la salvezza e non avere altri obiettivi che quella. Penso a squadre tipo Torino, Fiorentina, Sassuolo, Sampdoria. La zona salvezza sappiamo da chi è composta: Salernitana e Venezia, massime indiziate alla retrocessione, sperando che la Salernitana faccia qualcosa in questi ultimi due giorni, perché ha difeso il centrocampo letteralmente improponibili. L'Empoli, che però vende cara la pelle, come ha dimostrato a Torino con la Juventus, facendo la vittoria della vita, quelle imprese rimangono nella storia, e che ha un allenatore molto bravo, giochista, come si suol dire, come Andrea Zoli. E poi c'è lo Spezia, ovviamente. A queste quattro squadre si aggiungono poi le solite borderline, che sono il Genoa, come da sempre si sa, e forse il Verona, che quest'anno sembra una squadra con Di Francesco in panchina destinata a soffrire. Questa è la zona di retrocessione.
Credo che Cagliari quest'anno se ne tiri fuori. Salendo, appunto, abbiamo squadre che buonine, ma che sono nettamente inferiori alle prime sette. E appunto mi riferisco alla Sampdoria, al Sassuolo, al Torino, alla Fiorentina. Non credo che il Torino quest'anno si lasci invischiare in zona di recessione. La Fiorentina può provare l'assalto, ma è comunque una squadra inferiore alle prime sette. E venendo alle prime sette, cosa accade? Pronti via. 1-2, 5 squadre volano. L'Atalanta si attarda, non riuscendo a segnare al Bologna, che a livello difensivo è una squadra pessima, ha preso 5 gol dalla Ternana, per dire, e li ha presi perfino dalla Salernitana, 2, ma ha fatto una bellissima fase difensiva in quel di Bergamo. È riuscita a strappare un ottimo punto. Ma chi si è attardato tanto in 2 partite, addirittura 5 punti alla Juventus. E arriviamo a parlare della Juve. A parte invertite, Spalletti sarebbe già sulla graticola in una maniera pesantissima, e De Laurentiis, che già così è considerato il peggior presidente del mondo di ogni categoria da tanta gente di Napoli, la quale, ripeto, non è in grado neanche di gestire il suo minimo budget familiare, ma vuol dare lezioni di economia a uno come De Laurentiis. Ma questo lasciamolo perdere, perché questo è tipico dei napoletani, si sentono in grado di fare tutto e dirigere tutto e capire di tutto. Abbiamo una presunzione infinita e poi non riusciamo a far andare bene questa città da una vita, da sempre. E questo è il mio grande rammarico. Come disse una volta un mio amico, scherzando ma manco troppo, Napoli è troppo bella e quindi per renderla meno bella hanno inventato i napoletani. Io sono un napoletano orgoglioso di esserlo, è che sia chiaro. A questo punto che succede? Che io metterei in discussione la scelta di Allegri. Perché? La certificazione che la Juve è nei guai non è l'uscita di Cristiano Ronaldo, è la frase di Chiellini, che viene da un europeo straordinario con Mancini, che si volge verso il suo allenatore con cui ha un ottimo rapporto. Chiellini è quello che ha fatto fuori Sarri, chiariamocelo subito, era il nemico di Sarri dello spogliatoio. Bene, si volta verso Allegri e dice: non abbiamo una squadra. Questa è la massima condanna, la certificazione che le cose non vanno. E a questo punto Allegri è l'uomo giusto. Ce lo dirà il tempo. Io ribadisco sempre il mio concetto: mai dare per morto alla Juventus, mai. Ne abbiamo avute fin troppe esperienze sulla nostra pelle di quanto sia ingenuo, stupido pensare che la Juve sia fuori dai giochi così prematuramente. Però è anche vero una cosa, che Allegri ereditò la Juve di Conte, che giocava a manetta a memoria col sistema di Conte. Allegri ha usato il sistema di Conte. Aveva una squadra che funzionava, lui che è un gestore bravissimo, che è un uomo furbo, che vede bene le partite, che si sa adattare agli avversari, l'ha saputa guidare magnificamente, facendo perfino meglio di Conte, perché ha raggiunto 2 finali di Champions. Ma se c'è da rifondare, Allegri, che è già una minestra riscaldata, è in grado di dare un gioco a una squadra che non ne ha e che viene da un quarto posto rubato, tra virgolette, letteralmente al Napoli, sia per decisioni arbitrali inique, e ricordiamolo, il rigore di Cuadrado inesistente, il fallo di Osimhen inesistente, per cui Napoli-Verona poteva non avere nessun significato, invece ha avuto fin troppo significato perché Napoli l'ha toppata in pieno. Ma la Juve dell'anno scorso era una squadraccia con un allenatore inesistente come Pirlo. Rifondare sull'inesistente non è da Allegri. Allegri è bravissimo a sfruttare la scia. Sarà capace di dare un gioco a questa Juve? Il quesito va posto, perché se è vero che questo quesito va posto e che il dubbio si insinua, allora forse ci stiamo sbagliando nel dare la Juve strafavorita per questo campionato. Ma se ci stiamo sbagliando, signori, il trono è vuoto, perché il re naturale di questo torneo ha abdicato da 2 anni a questa parte, ma sto facendo l'ipotesi se grande quanto una casa, e lo ribadisco, chi è il pretendente al trono? L'Inter, che si è rifatta completamente
il maquillage, che è molto più di un maquillage, che è una ristrutturazione profonda, perché passare da Conte a Kimi e Lukaku a Inzaghi, Simone, Dumfries che ancora non si è visto e avanti Dzeko barra Correa è un bel salto, non so se in avanti, indietro, di lato, ma comunque cambia tutto. Però non vorrei che poi valesse la massima per l'Inter del principio di Salina, che tutto cambi affinché nulla cambi. Pochi secondi, informazioni sul traffico e torniamo. Stamattina, sfogliando i giornali, in particolare la Gazzetta dello Sport, c'è un tema che colpisce entrambi. La Juventus rischia di giocare a Napoli senza Dybala, Cuadrado, Alessandro, Bentancur e Danilo. Ma perché? E perché? Perché grazie a quelle che sono... E Napoli con chi rischia di non giocare? Ospina, sicuramente. Che non gioca, poi? Che non gioca. Ci potrebbe essere... No, bene, io... Osimhen. Gli altri no? Osimhen, vabbè, ovviamente. Koulibaly. Osimhen dobbiamo vedere se lo riqualificano innanzitutto. Koulibaly pure ci potrebbe essere un problema, però il problema più grosso pare che in questo momento sia legato ai voli transcontinentali. Transcontinentali. C'è chi sostiene che la partita potrebbe essere addirittura rinviata e quindi spostata da sabato 11 a domenica, tanto per dire, o in qualche altra data. Ma perché sono in Napoli Juve hanno il problema, gli altri no? Però il problema è vistoso per la Juventus. Tutto questo perché? Perché i club avevano chiesto, anche attraverso l'intervento della Lega Serie A, ma non ce li fate andare, soprattutto in Sud America, è un casino con i voli, eccetera, eccetera. Come facciamo? Come facciamo? Come facciamo? Il TAS ha detto ai club, amici miei, i giocatori in nazionale ci vanno. Il TAS è il tribunale sportivo, il tribunale amministrativo dello sport che ha sede a Losanna e che è il più alto grado di giudizio. Ex membro del TAS è l'avvocato Cascella, collegato con noi. Avvocato, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti e un saluto a chi ci ascolta. Ed è con noi anche per cercare di capire come stanno le cose anche dal punto di vista dei tamponi, dei ritorni, delle quarantene e così via, il professor Enrico Castellacci. Professore, buongiorno. Buongiorno a voi, saluto anche l'avvocato Cascella. Grazie ad entrambi per essere con noi. E allora, avvocato, perché il TAS ha detto alla Serie A, alla Liga, amici miei, fatevi gli affari vostri che i calciatori ci vanno in nazionale? Sì, diciamo che voi avete riassunto quella che ahimè è una vicenda che sta creando abbastanza maretta all'interno delle singole federazioni. Nasce dall'obbligo che hanno i club di mettere a disposizione delle rispettive federazioni i calciatori per le partite delle nazionali, per le gare ufficiali ovviamente, questo è un obbligo insindacabile. E l'aver da parte della FIFA aggiunto una partita rispetto a quello che era il calendario ufficiale stilato già da tempo ha creato questa situazione, in quanto aggiungendo un incontro l'effetto pratico è stato quello di posticipare il futuro rientro dei vari calciatori impegnati nelle rispettive gare, con ovvio nocumento da parte dei club che poi li avrebbero dovuti impiegare. Quindi c'è stata questa reazione da parte delle varie federazioni, in primis da parte della Premier League, che supportata dal governo ha reagito con vigore sostenendo che non metterà a disposizione, non consentirà ai calciatori di ritornare alle rispettive nazionali. Viceversa la Liga, quindi il campionato, la Lega spagnola, ha dito il TAS di Losanna, che appunto, come le diceva, era il tribunale arbitrale sportivo internazionale, quindi come l'autorità più alta in grado, di cui ho fatto parte per 10 anni come giudice arbitro, e chiedendo se fosse legittima questa posizione della FIFA o meno, quindi di imporre quindi questo prolungamento incidendo su un calendario già fatto. E il TAS ha affermato la legittimità di questa cosa sostenendo che appunto i club e le federazioni debbano uniformarsi. Qual è stata la reazione? Da parte della Liga ovviamente scomposta, in quanto Tebas poi di modo riconoscere 2 anni fa, ed è una persona comunque molto in gamba, è stata vicino a essere anche il presidente della Lega Calcio Italiana, ricordavamo,
la Lega Professionisti, Nazionale Professionisti, e ha reagito in maniera scomposta per il danno che poi viene creato a tutta una serie di società. E viceversa la Premier League ha confermato la propria intenzione di proseguire su questa strada intrapresa e continuando a rifiutare di mettere a disposizione delle rispettive federazioni calciatori. Allora, professor Castellacci, qui si tratta di consentire al campionato di essere disputato regolarmente. Questi ragazzi arrivano, possono stare in paesi dove il regime di bolla non è seguito in maniera così pedissequa. In Sud America purtroppo c'è una contagiosità del virus più alta che in Europa. E lei che idea ha maturato come anche presidente dell'AMICA, quindi dei medici di Serie A che si occupano di tutti questi aspetti quotidianamente? Non c'è dubbio che anche dalle parole dell'avvocato che ci troviamo di fronte a uno stato di fatto, cioè il tribunale che dà una disposizione e magari una Premier League che non accetta. Non so con quale conseguenze, onestamente, cioè cosa succede se la Premier League non quindi la federazione inglese non manda i giocatori nazionali, ci sarà una sanzione, ci sarà qualcosa, perché indubbiamente non è che o si allineano tutti o non si allineano, per cui teoricamente anche la Federcalcio allora potrebbe non allinearsi e non far mandare i giocatori, insomma. E questo è un discorso prettamente, squisitamente giuridico. La finestra in più a cui ha accennato anche l'avvocato, giustamente, è una cosa che ancora di più ostacola e crea ulteriori grossi problemi. Quindi le cose sono semplici, da un punto di vista squisitamente anche medico, cioè o fanno la quarantena come è previsto per legge, quindi i giocatori a quel punto non possono essere disponibili per le partite, o come ha suggerito Infantino si trovi una deroga per questi giocatori che faranno dei tamponi ripetuti, e questo vuol dire ogni 48 ore, per renderci conto, ma senza la quarantena, per renderci conto se possono essere più o meno infettati, ma permettergli di giocare. Queste sono le due cose che noi possiamo prevedere, perché non ne vediamo altre. Quindi o il governo italiano, la Federcalcio, si oppone all'invio e si assume le responsabilità nei confronti del TAS di Losanna, o i giocatori fanno la quarantena, oppure se si riesce a ottenere una deroga, come la proposta di Infantino è stata fatta, è quella di non metterli in quarantena, permettergli quindi di essere presenti, ma chiaramente tamponandogli ogni 48 ore. Questa è la situazione. Ci saranno delle squadre che saranno più appesantite da queste, altre meno. Purtroppo negli ultimi due anni, insomma, il campionato di proprio squisitamente regolare ha avuto ben poco, quindi questa è l'ulteriore anomalia che viene a valorare questo periodo pandemico così triste. Per chiudere con entrambi, una considerazione da parte anche del nostro direttore Umberto Chiarello. Umberto, prego. Io non ho capito una cosa. Attualmente vige sempre il protocollo che fu messo in atto alla luce del primo lockdown, quando ci fu la ripresa del campionato? Perché se quel protocollo è ancora valido, i calciatori che tornano da questi voli transoceanici devono avere un periodo di quarantena o no? E se sì, questi tornano il giorno prima, non possono giocare in automatico? Professor Castellacci, parto da lei. Ma è ovvio, il direttore ha toccato il punto che è quello che noi conosciamo bene. Infatti io ho parlato di deroga, perché se non ci sono delle deroghe, sono in atto non solo quello che è il protocollo, ma quello che è la legge dello Stato, per cui
chiunque venga da paesi extracomunitari come, come quelli di cui parliamo dovrà essere sottoposto a quarantena. Questo è il momento attuale, al momento attuale questa è la legge. Quindi o si fanno delle deroghe, la parola stessa fa capire il significato, o altrimenti saranno costretti a stare in quarantena e quindi evitare da uno a due almeno partite in campionato. Su questo non ti discute, perché la quarantena comunque è di una decina di giorni. Avvocato, dal punto di vista legale, le chiedo di stare in un minuto, conosce i tempi radiofonici, i club possono fare qualcosa rispetto alla situazione che ci ha dato il professor Castellacci? Intanto convengo con il professore sul discorso della normativa legale, quindi sarebbe a mio avviso intanto estremamente pericoloso discostarsi. Seconda cosa, circa il club, è chiaro che il club potrebbe opporsi, però sarebbe estremamente difficile e teoricamente anche lo esporrebbe a tutta una serie di sanzioni che graverebbero sullo stesso, per cui a mio avviso in Inghilterra è stato fatto questo perché c'è la forza economica, la forza del governo alle spalle che supporta questa reazione. Anche perché poi abbiamo visto anche in occasione della Superliga la forza economica che c'è in Inghilterra e con i diritti televisivi, situazione che noi non abbiamo assolutamente, e quindi la vendita dei diritti televisivi con tutta una serie di condizioni impone agli inglesi anche comunque una reazione abbastanza forte, come poi da loro tradizione. Io penso che non convenga esasperare, come sempre andrà a finire che si cercherà una soluzione di compromesso, ma spero che non sia quella della deroga, perché secondo me esporrebbe non solo a rischi inutili, ma poi dopo il mondo del calcio, che è così tanto criticato per delle situazioni già tipo dal punto di vista economico distinte dal resto del paese, si troverebbe anche sotto scacco ed esposto a critiche che non è, che penso sia abbastanza sconveniente affrontare in questo periodo. Bene così, grazie all'avvocato Cascella e al professor Castellacci per essere stati con noi. A presto. Grazie a voi, buono grazie bene. Ancora. Grazie ad entrambi. E allora, stop and go, siamo per rispetti con i tempi, ripartiamo tra pochissimo. Allora, ci scrive al 380 127 2000 Saverio da Como. Vuoi salutare Saverio da Como? No, se ne frega. Saluti. I nostri ascoltatori vanno sempre salutati. Caro Chiariello, ma sei ancora convinto che Meret sia più forte di Ospina? Giusto puntare su di lui? Aspetta, fammi finire il messaggio. Ma io sono titubante sulle sue qualità come portiere e soprattutto di mentalità. Lo vedo troppo insicuro. E anche su Gaetano, deve ancora dimostrare in Serie B che non giocava titolare nella Cremonese, figurati se può crescere e giocare nel Napoli. Che vuoi dire a Saverio? Una sola parola, Meret è fortissimo ed è più forte di Ospina, punto. Quindi è giusto che giochi Meret? Ma non c'è proprio discorso. Allora, su Onassa vi sbagliate, il contratto scade nel 2023. No, amico mio. Allora, il contratto di Onassa scade nel 2022, salvo che il procuratore di Onas o il Napoli non decidano di prolungarlo con una clausola al 2023. Allora, il Fulham, vorrei ricordare che è una squadra retrocessa nella Serie B inglese, se fossi stata in una squadra di Serie B italiana con 10 milioni ti comprai tutta la squadra, beh, ma questo è un altro discorso. Comunque, Chiariello ha massacrato un'estate intera Elmas e Fabian Ruiz, pronti via entrambi in gol nelle prime due giornate, continua così. Peggiori in campo. Ieri peggiori in campo tutti e due. Su Elmas. Se poi valgo di gol, solamente i gol, bravi, complimenti vivissimi. Non su Elmas? No, ieri stava il peggiore in assoluto Elmas, proprio totale. Non di Lorenzo fatto... è stato il peggiore in assoluto. Ma quando diciamo sciocchezza. Ha fatto un errore sul gol del Genoa. Ma non è quello il discorso. Pazzesco. Vabbè, la partita che ha fatto ha giocato bene. Ha fatto un errore. Ma ha giocato bene. A me non è piaciuto tanto, sono sincero. Allora, i tre peggiori ieri sono stati Elmas assoluto, Fabian Ruiz uguale ad Elmas, un punto peggio forse, ma ha fatto gol. E Lozano che ha inciso. Lozano ieri male. Questi sono i tre. Ciuchi dopo male. Questi tre c'è da dire che Di Lorenzo ha fatto un errore grave, ma ha giocato una buona partita. Come ha giocato una buona partita Mario Rui fino alla solita schizofrenia che lo prende, gli parte l'embolo. Però hai avuto il grande merito di fare l'assist. Sto dicendo che ha fatto una buona partita, ho detto.
Vabbè. Poi i migliori sono stati ovviamente altri, i migliori sono stati sicuramente i due giocatori top del Napoli, che sono Insigne e Koulibaly. Sono stati in assoluto per distacco, sono per stati distacco. I migliori. Il terzo migliore è stato Lobotka, che ha fatto una signora partita. Bella partita. Soprattutto si è velocizzato tanto. Ti do un dato. E poi mi è piaciuto molto Manolas. Tu lo sai, sono mitomane io delle statistiche. Però diciamo che questi quattro sono stati sugli altri. Anche Manolas ha fatto una signora partita. Ti chiedo prima. Poi nella sufficienza di Lorenzo, Rui, Politano. Quindi diciamo quattro bene. Nella sufficienza di Lorenzo, Rui, Politano e Meretta. E tre nell'insufficienza: Lozano, Fabian Ruiz, Elmas. Dai tempi di Sarri, il Napoli non toccava questo numero qua, 18.5. Che cos'è? La velocità dei passaggi riusciti. Cioè, il Napoli gioca molto più veloce. In un minuto di possesso palla, il Napoli ha fatto 18.5 passaggi. Ha molto veloce. Era da anni che non si toccava nonostante questo Fabio tipo Ruiz, di velocità. Che rallenta il gioco in una maniera incredibile. Nonostante quello che te pare, comunque sta di fatto. Fabio Ruiz rallenta, è evidente questo. Che il Napoli ha toccato nuovamente un indice. Poi venite a sapere ragione a me. Fabio Ruiz fenomeno. Quando l'abbiamo preso, il gioiello della Roca. Oggi lo copro che ne manco più. La Salernitana come sta messa? Malissimo. Tommaso D'Angelo, direttore. Ma buongiorno. Sì, perché c'è un concetto che io esprimo da tempo. Per salvarsi, ciao bello Tommasone mio, per salvarsi una squadra deve avere due caratteristiche fondamentali. La prima, se non hai attaccanti di valore nella massima categoria, non vai da nessuna parte. È il motivo per cui io l'anno scorso, tu lo sai, davo il Benevento per retrocesso quando era ottavo in classifica. Sì, 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 sì. Perché dicevo che con la Padula e Caprari. Ma hai fatto pure litiga col Benevento. Lo so, ma là io ho visto giusto però. Purtroppo devo per dare me. Atto. Purtroppo per me. Perché quando tu pensi. Posso dire una cosa? Io ho pronosticato la retrocessione del Benevento dopo la vittoria a Torino con la Juventus. Pensa un po'. Pensa. Testualmente la moria prima della morte. La moria. E quella la miglioria prima della morte, effettivamente. Esattamente. Quando tu giochi con un attacco fatto dalla Padula e Caprari, non vai da nessuna parte. E infatti non hanno raggiunto i 10 con nessuno dei due. La Salernitana da questo punto di vista si è attrezzata meglio, perché ha preso Simi e Bonazzoli che ti offrono più possibilità. Però poi c'è un altro aspetto fondamentale, che una squadra che si appresta a fare la Serie A deve avere tra difesa e centrocampo, in particolare in difesa, elementi che conoscono la categoria, che l'hanno giocata e che hanno dimostrato di valerla. Se non hai almeno due, tre difensori e un paio di centrocampisti di categoria, di Serie A, tu non vai da nessuna parte. La Salernitana, togli il portiere Brez, che ieri ha fatto pure una papera sul primo gol determinante, ma che è un discreto portiere, ma che ha visto un anno solo la Serie A ed è retrocesso di corsa, proprio con Castori e Carpi, la Salernitana c'ha tra difesa e centrocampo gente che la Serie A l'ha vista in televisione come me e te. Esattamente. Allora, nel frattempo, prima di andare da Tommaso, fammi da solo una notizia. Secondo Gianluca Di Marzio è tutto fatto per Petagna alla Sampdoria. L'attaccante si trasferirà in prestito ovviamente in Liguria, è arrivato l'ok del Napoli, quindi Petagna sarà un nuovo. 4 milioni risparmiati, 3,6 di stipendio e 400.000 di prestito. Questo è il Napoli, la situazione è questa. I soldi per il nuovo acquisto sono dobbiamo quelli. Essere sinceri, dobbiamo dire che questo è un trasferimento voluto dalla proprietà per risparmiare lo stipendio. Ma né l'ha più detto chiaramente da Laurentiis, si deve ridurre il monte ingaggi. Vabbè, allora, Tommaso, sulla Salernitana, dimmi tutto, ha ragione Chiariello? Ma che ha ragione Chiariello, perché ha scritto ieri un collega prima della partita all'Unione Nazionale, all'annuncio della formazione della Salernitana, che Chiari e Bonazzoli erano una coppia illegale. Questo tweet sia proprio la fotografia, ma purtroppo è così, obiettivamente la Salernitana manca soprattutto di qualità del centrocampo, a parte i difensori che il Lef praticamente è rimarcato, ma si era visto anche dopo la partita di Bologna, ma non si sapeva che era Salernitana. Tu hai due volte in vantaggio e prendi tre gol, dai. Tu hai due volte in vantaggio e prendi tre gol, ma stiamo scherzando. Ma la realtà è che c'è una squadra che non ha idee, voglio dire, perché Cassori poi non è che sia un allenatore capace di dare un gioco alla squadra. Lui punta sulle verticalizzazioni, noi siamo d'accordo, ma io ho sempre ricordato a
che per fare le verticalizzazioni ci vogliono i giocatori capaci di farlo. Qui a Salerno una cosa si c'ha Suarez e Mazzola. Poi spaziare le verticalizzazioni con palle lunghe e pedalare, insomma, mi sembra proprio, come dire, un'offesa all'intelligenza di qualche partita magari partita. Ma detto questo, devo dire che non ha neanche i calciatori. Io non so se la società in queste situazioni fabbiali si sta prendendo i quattro calciatori di da Castori, che spero calciatori della Serie A, come ho titolato stamattina. Allora mai un giocatore della Serie A, e poi discussione. Abbiamo un centrocampo di Boscaioli, non siamo capaci di fare due passaggi di seguito. Cioè, fammi capire una cosa. Ma Madu Coulibaly, l'altro Coulibaly, Di Tacchio, Capezzi, Obi, ma chi sa giocare a pallone in questi, tra questi qua? Forse il mio amico Fulvio Di Maio risponderebbe il vecchio pulmino, di rossiana memoria. è così, purtroppo non ha mai giocatori. Poi non si capisce che la Serie A è certamente molto diversa dalla Serie B, magari si è andato in Serie A per una serie di circostanze favorevoli, che la Serie A è stata brava a sfruttare queste tematiche altre, eccetera, la Serie A è un'altra cosa, la Serie A è un'altra concetto, un'altra squadra. Ieri la Roma da hai visto, no, la Roma sognona per 45 minuti, poi ha straripato, no? Sì, ma ieri è caduto il bunker di Hitler, figura se non poteva cadere il bunker di tra le altre cose di Castore. Di Castore, che riguarda proprio, diciamo, tra le linee è stato bravo in qualche modo, però è chiaro che tu non reggi, non puoi reggere, se uno risolve ti apre la partita da Roma. Il gol di Peretù è stato una lezione di calcio, bellissimo, no? bellissimo. Costruito, questa è la Serie A, ragazzi, e quella è Serie A, c'è la difesa schierata dalla spaccata con 3-4 scambi, cioè passaggi di prima, bellissimo, è stato un gol eccezionale. Non c'è niente da dire, non è che la Salernitana poteva vincere o pareggiare con la Roma, non avresti perso comunque. Però voglio dire, si può perdere e perdere, tu viene messo proprio senza dignità, anche perché qui la Serie A con Russi, noi ce la siamo giocati con le grandi, abbiamo dato spettacolo a San Zito, abbiamo fatto punti, abbiamo perso che non metterà, voglio dire, ma la Salernitana c'era, poi era trasmesso, lo sai, il famoso biscotto di Galliano e te. Però voglio dire, la Salernitana c'era, qui obiettivamente ieri sera è stata netta la sensazione che la Salernitana non c'era assolutamente. Questa è poi discussione, non ci piove. È vero che il campionato della Salernitana comincia dopo la sosta fondamentalmente. Oddio, ma siamo sicuri. No, però comincia male. No, ma più che altro siamo sicuri. Cioè Tommà, che succede in queste ore? Chi prende la Salernitana? A parte che il giorno che firma oggi, il difensore che ha firmato, che difensore che hanno preso eccetera, Cassoli ne chiede altri quattro, spero che prendano giocatori a centrocampo, soprattutto che ho caratteristiche diverse, prendano un estremo, ma anche di saltare l'uomo, anche se questo non rientra molto nelle cose di Cassoli, però se vuole di qualità assolutamente, altrimenti saremmo una squadra a dicembre già retrocessa. E credo che in mancanza, ovviamente il campionato, il mercato, la questione rei. Però spiegami una cosa, entro il 31 dicembre. Tratto, come per armati di Mussolini, oggi sono in meno di citazioni, è un po', voglio dire, un po' distratto l'attenzione sulla questione societaria, perché è chiaro che è come sai quelle asse giudiziari, dove gli avvoltoi aspettano all'ultimo momento quando il processo per fare la sala. Ho l'impressione, se mai ci fosse qualcuno che chiaramente aspetta il prevedibile tracollo della Salernitana, questa è un'altra discussione. Ma fammi capire una cosa, ma se la Salernitana, come dici tu, rischia che a dicembre è già retrocessa, ma chi se la compra? E se non se la comprano, che fanno? La cacciano dal campionato? Beh, tecnicamente dovrebbe essere così, ma io non credo che voglio dire il calcio arricchino si possa permettere una clamorosa situazione del genere. Quindi alla fine diciamo in teoria chi trust deve accettare questo. Allora il progetto Lotito esce allo scoperto, facciamo quest'anno di A che non era previsto,
E l'anno prossimo posso tornare a essere proprietario in B. Vabbè, però per un altro anno, perché poi finisce la giostra. Intanto c'è un anno di tempo per farsi fatti. Non lo so, vediamo. Vabbè. Vediamo che succede. Tommaso, grazie ovviamente per essere stato con noi. A voi. Vediamo sul mercato come si chiude. Grazie a Tommaso. D'Angelo, direttore di Cronache di Salerno. Non mi hai fatto fare manca un attacco agli anicelli, niente. Devi stare tranquillo, dobbiamo andare da Bruno Gaipa. Bruno. Ci siamo, buon pomeriggio ragazzi. Oh, riparte il pomeriggio. Ma non siete capaci di battere manca il campo base. Ma non offendere. Umberto, sulla carta effettivamente tutti pensavamo potesse essere un esordio un po' più semplice per la Virtus, però ti assicuro, segnatela questa squadra di Cudini, che bella quadrata in campo, giovani, veloci, sanno quel che fanno. Adesso sta facendo la parte che capisce di pallone. Bravo, me l'hanno scritta sta cosa. Sì, comunque, no, ma ieri sera abbiamo avuto tutti quanti la sensazione che l'Avellino avesse di fronte una difficile avversaria rispetto alla carta, però poi, e da qua dobbiamo ripartire, partiranno tutte le riflessioni. Quindi tu dici che di basso rivelazione del campionato? Da quello che abbiamo visto ieri, così sembrerebbe in proiezione, così come sembra nel secondo tempo un Avellino che ha tanta qualità che ha nascosto nei primi 45 minuti. Io però oggi vorrei presentarvi anche una nuova voce di Radio Punto Nuovo che mi coadiuverà in attesa del grande Dino Manganiello nell'appuntamento con gli sportivi, ed è Pietro De Concilis. Ciao Pietro. Ciao Bruno, ciao ragazzi, ben trovati. Ciao Pietro, benvenuto. Ecco, con lui e con tutti i tifosi analizzeremo questo pareggio che ha lasciato chiaramente un po' di amarezza nella gran parte della tifoseria irpina, perché questo è un campionato, il terzo consecutivo in Lega Pro, nel quale si devono fare compromessi. Sai come ha fatto il Cardinal Gaipa? Come ha fatto? Ha accolto Pietro e ha fatto: Pietro, su questa pietra edificheremo la chiesa alpina. E la nuova stagione, gli ho dato le chiavi della trasmissione. Lasciamola qui, vi aspetto il pomeriggio da supereroi. Meglio andare avanti, grazie. Buon grazie, lavoro. Ciao ragazzi, ciao. Buon lavoro, ciao. Gaipa. Nello speciale Napoli partiremo col mercato, parleremo ovviamente di Anguissà, Zambò Anguissà, che tu hai già Zambone quelli già l'hai bocciato. No, già non l'hai mi permetto proprio. Io i giocatori li devo vedere sempre in campo. Poi litigheremo con Alessandro Reni, che ci faremo dire da Pedrazzolo se Gulam è il medium. Pochi secondi e ripartiamo. Torniamo in diretta per lo speciale Napoli. Allora, bisogna dare onore al merito quando dei colleghi riescono a fare un ottimo lavoro e tirano fuori le notizie in anteprima. Ed è stata bravissima la redazione delle Bombe di Vlad, che sono una redazione ormai consolidata, che tirano fuori tanti argomenti, tanti spunti di riflessione. In particolare è con noi il vice direttore Marcello Fusco. Marcello, buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio al direttore. Grazie insomma per l'invito da parte mia e da parte di tutta la nostra redazione delle Bombe di Vlad. Allora, Anguissà, l'avete tirato fuori in tempi non sospetti. Ti confesso che ci stavamo lavorando dopo la vostra indiscrezione, ci risultava evidentemente un giocatore che potesse essere accostabile al Napoli fin da subito per costi, per caratteristiche, eccetera eccetera, anche sulla volontà, è contata tantissimo la volontà del calciatore. Mi fai subito un punto su come si è sviluppata la trattativa, su come è nata, su come si è evoluta? Sì, dici benissimo, c'è da dire che la volontà del calciatore ha fatto indubbiamente la differenza, ma c'è pure da dire e da rimarcare il fatto che indubbiamente un calciatore di queste caratteristiche, di questo livello, pagato insomma 25 milioni di euro da Fulham, le condizioni del club inglese, retrocesso in championship, hanno fatto sì che in qualche modo si potesse aprire a questa formula magica. Io la definisco formula magica perché sappiamo bene che il Napoli insomma in questo mercato poteva operare esclusivamente con prestiti con diritti di riscatto. Insomma, il prestito a noi risulta che dovrebbe essere comunque oneroso, con un eventuale riscatto fissato sugli 11-12 milioni di euro. Il calciatore è, come hai detto bene tu, ha ben visto l'ipotesi Napoli sin da subito. Certo, su lui c'era anche la Roma, però giunto che è stato bravo, perché poi c'è da dire che effettivamente insomma 3-4 giorni fa, quando abbiamo ricevuto la notizia, l'abbiamo presa un po' con le pinze, abbiamo cercato di verificarla ulteriormente in maniera dettagliata, perché i nomi ne erano molteplici. C'era Berge, c'era Yusuf, c'era lo stesso Amrabat, che sappiamo bene che è in uscita
dalla Fiorentina, tant'è che ci sta provando la Sampdoria, c'è stato un contatto anche con lo spagnolo, però alla fine insomma Giuntoli ha tirato fuori diciamo il jolly in compartecipazione con quella che era la volontà del mister, e quindi evidentemente anche sa è insomma, il profilo più adatto all'allenatore. E, insomma, io personalmente mi reputo soddisfatto, perché il calciatore è insomma, un profilo importante e potrà fare bene. Profilo importante. Umberto? Profilo importante? Non ti piace? Io sì, non lo so. Mi permetto di definirlo tale. Non dimentichiamoci insomma che è un calciatore che fine insomma al 2018 so una cosa. Ha fatto una finale di Europa League, insomma, voglio dire è un calciatore che abbina fisicità con qualità. Allora, terzo per dribbling in Premier League, dicono le statistiche, esatto. Nonostante sia fisicamente molto prestante. Io so solo che viene da una squadra retrocessa, che pagato 30 milioni, così come Bakayoko fu pagato una cifra blu qualche anno fa, non ha trovato acquirenti, non ha trovato estimatori. Ora il Napoli si è fiondato perché l'offerta di 20 milioni a chi si era proposto ha fatto scappare gli eventuali acquirenti. Vediamo, siamo pronti ad applaudirlo se si dimostrerà bravo. Io parli di La Luce, ne ho già visto uno e mi è bastato. Altri non ne vorrei. Vorrei una luminaria in questo momento, non un lumettino, ecco. Allora, secondo Instat Scout, che è uno dei più autorevoli portali al mondo, usato dal Real Madrid e dal Barcellona per raccogliere statistiche e così via, Zambo Anguissa ha come caratteristica principale quella del playmaking, e in effetti è uno che fa transitare tanti palloni tra le sue gambe, quindi la sua caratteristica. Diciamo che con lui Spalletti torna ad avere l'opzione del centrocampo a due con Zielinski di nuovo sotto punta. Quindi si ricrea la possibilità di cambiare sistema di gioco, perché oggi è obbligato a giocare a tre. Vedremo, non so quanto sia veloce questo giocatore. Non vorrei un'altra coppia Moviola a centrocampo con Fabian Ruiz, già mi basta Fabian che mi rallenta le immagini in televisione, non so se lui o è Dazon che me le rallentano. Io su questo mi fa sorridere la cosa, perché con la redazione insomma ne discutiamo spesso di Fabian Ruiz, e io ho praticamente il pensiero identico al suo, quindi loro lo definiscono un fenomeno, un calciatore. No, io dico che è un giocatore tecnicamente valido, per carità, che sia assolutamente. Però non è un giocatore che mi piace, anche ieri ogni palla, a parte ha perso un sacco di valori, gli rubano palla con una facilità estrema, ma è uno che ha tempi di gioco che vanno in controtendenza con le richieste di Spalletti. Lui solo per stoppare la palla e girarsi ci mette tre ore, perde tre tempi, oggi si usa dire così, perde tre tempi di gioco ogni giocata. Onestamente tutto questo impazzimento, questo giocatore, quando io dicevo che De Paul l'avrei fatto volentieri il cambio, poi i fatti mi danno ragione. De Paul si è affermato nel sudamericano come uno dei miei centrocampisti del mondo, è stato conclamato, se l'è preso l'Atletico Madrid, che è uno dei club attualmente più forti d'Europa. A 27 anni, in un momento in cui non si spendono soldi, l'hanno pagato 35 milioni, Fabian Ruiz da stellina dell'Under 21 è diventato un non convocato della Spagna, e onestamente l'anno scorso ha fatto 3 gol e un assist, è un pessimo campionato, 2 anni fa fu bene o male così, e quest'anno non è che ieri, a parte il gol, lui e Emma sono stati i peggiori. Quindi vorrei capire tutto questo entusiasmo per Fabian Ruiz dove regge. Vabbè, detto questo, Marcello, prego dimmi. Sì, no, d'altronde io no volevo semplicemente insomma con quel discorso su Fabian Ruiz, abbiamo visto anche agli europei quello che è stato il minutaggio che gli ha concesso di Teriga, quindi probabilmente sì, quando è entrato lui la Spagna vinceva 3-1, si è fatta rimontare 3-3. Quindi insomma adesso non dobbiamo stare a vabbè, poi ha vinto 5-3. Poi ha vinto 5-3, questa è l'altra faccia della medaglia. Vabbè. Sì, ma Pedri, che è un ragazzino fenomeno, a 18 anni si è preso il posto titolare. Fabian Ruiz, ragazzi, ma voi dimenticate che 3 anni fa Fabian Ruiz ha vinto il premio di miglior giocatore d'Europa Under 21 e ha vinto il campionato europeo dove lui è stato il giocatore più forte. Faceva una coppia con quello che è dato in prestito all'Arsenal lì, come si chiama? Oddio! Mo mi sfuggio come si chiama, vabbè.
lo saprà sicuramente Montano. Con Ceballos, bravo. Dani Ceballos. Perfetto. Con Ceballos facevano una coppia che venivano considerati i nuovi Xavi e Iniesta. C'è il futuro della Spagna, sono loro due. Sono scomparsi entrambi, letteralmente. Ceballos si sta letteralmente prendendo tutto il mare in tempesta che c'è all'Arsenal in questo momento qui. Vabbè, ma l'Arsenal è la, ma c'è ma mercato scontato del Napoli che si chiude qui? Ovviamente sì. Mercato del Napoli che presumibilmente si chiude qui per il semplice fatto che, come avete detto anche voi poc'anzi, Gaetano già sta a Cremona. Cioè, nel senso, sta arrivando, sta arrivando. Vabbè, non si chiude qui, sì, perché deve uscire ancora Costa, Marchash, Gaetano ufficialmente. Gaetano già ufficialmente. Sì, no, quindi Zanoni, Napoli deve ancora. No, Zanoni rimane. Zanoni rimane. Quindi devono ancora uscire Marchash e Costa, e poi è finito il mercato del Napoli. Sì, esattamente. Giunto lì a Milano. Sì, infatti ho parlato del mercato del Napoli, insomma, al di là degli altri esuberi, se così li vogliamo definire, che Napoli ha necessità indubbiamente di affare anche per il bene dei calciatori stessi, perché insomma non troverebbero tanto spazio in questa annata che comunque si prospetta molto particolare e difficile per il Napoli. Io credo, ma anche per le notizie che insomma ci giungono, che sicuramente Bagna che voi, fa? Che era appunto, stavo dicendo, in gioco di incastri perché noi stiamo dando per fatto Anguissà, che al 99,9% è un nuovo calciatore del Napoli, sta già svolgendo le visite mediche se non le ha già finite. Però c'è da dire che il Napoli ha scelto quindi dar via la terza scelta, diciamo, di storia di Siccia di Parole, di reparto avanzato, che è Petagna, che va in prestito alla Sampdoria per una cifra intorno ai 400.000 euro di prestito, che in automatico girerebbe il Napoli al Fulham per fare ulteriore prestito di Anguissà. Si è fatta una scelta, è stato un gioco all'incassi, c'è stata, diciamo, la situazione legata al terzino. Sì, il Napoli dice in avanti abbiamo molti esuberi, cioè abbiamo un reparto più che coperto. Centrocampo siamo scoperti, l'un per l'altro togliamo quello, mettiamo questo. Il Napoli non vuole assumere un costo in più che sia uno, quindi ma è una scelta che ci sta alla fine. Insomma erano, cioè, si è stabilita una necessità, insomma la necessità era a centrocampo, quindi, anche perché per quanto concerne l'ora di non è vero che il Napoli non ha fatto mercato, il Napoli c'ha quattro calciatori nuovi importanti, diciamolo. Ne ha quattro. Juan Jesus, che sarà il nuovo terzino sinistro del Napoli, vedrai che giocherà molto, e qui la qualità non è eccelsa, però è un giocatore fisico che ci sta, lo conosce bene Spalletti. Lobotka, che non c'era con Gattuso, non giocava manco nella primavera, non giocava mai, non si è mai visto, è un giocatore nuovo, è venuto anche il fratello sciupato a Napoli, quindi il terzo giocatore nuovo si chiama Unas. E poi c'è Anguissà. E Anguissà, che è molto meglio di Bakayoko. Lo possiamo dire questo con certezza assoluta? Marcello. Lo possiamo dire con certezza assoluta, anche se probabilmente anche perché insomma come fisionomia ci si somiglia. No, ma io lo dico quindi per un altro motivo. Io non è che sto dando un'opinione. Sto dicendo con certezza assoluta, perché peggio di Bakayoko non può fare. Quindi al massimo lo eguaglia. Al massimo. Vabbè, va bene così. Oh, è stato pessimo. Vabbè. siamo fiduciosi che insomma questa possibilità non si concretizzi. Diciamo che è uno che spacca le partite, anche ieri l'ha dimostrato. Giocatore che è diventato importante, non è più il ragazzino pulcino spaurito di qualche anno fa. Juan Jesus, 16 presenze complessive negli ultimi due anni in tutte le competizioni. Ecco, ma deve fare la riserva di Mario Rui, deve fare, e non solo di Mario Rui, anche di Koulibaly. Bene così, Marcello, grazie ovviamente per essere stato con noi, buon lavoro e complimenti. Grazie a voi, gentilissimi, grazie. Se poi consideriamo, no, che Iusei ha fatto abbastanza bene l'anno scorso, però poi ci ha condannato con Cagliari e Verona. Lei si è segnato? Ha segnato, sì, sì. Vabbè, ma Cossardi, quello è papà suo, si trova benissimo. Quindi. Il bello è che noi manca terzino sinistro, lui la gioca terzino sinistro. E la Lazio? Lui gioca terzino sinistro. La Lazio è Sarri, bollo. Ti piace? Ma Sarri è Sarri, ragazzi, è una garanzia assoluta. La Lazio fa paura, eh? La squadra fa fortissimo. La Lazio fa paura. Vedrai che la Lazio sarà. Quest'anno la lotta Champions. Voglio parlare perché non si parla mai male della Juve, per carità di Dio. Ma qua quest'anno rischia una sveglia Allegri che se la sogna. Potrebbe. Noi l'abbiamo data favorita, ma c'era Cristiano Ronaldo, non c'è più. Potrebbe. Perché comunque, che devo dire tu Cristiano Ronaldo? Partirebbe da 1-0.
Parti sempre da 1-0. 101 gol in 131 partite. Io non lo vorrei mai, Ronaldo, questo che sia, no, quello lì che è, vabbè, è chiaro. Questo, però, è uno che ti fa partire da 1-0 e buttalo via. No. Alla Juve, dove il gioco non c'è, latita. Io ho l'impressione che quest'anno ci sono squadre che potrebbero soffrire. Per esempio, noi prendiamo Anguissà, ma l'Atalanta piglia Coppa Miners. E chi ci guadagna tra i due? E l'Atalanta ha fatto 4 punti in 2 partite giocando malissimo. Tutte e due. Malissimo. L'Atalanta è una squadra che tra un po', dopo la sosta soprattutto, inizierà a carburare veramente i giri del motore. Io non lo so. Ha problemi davanti. Ilicic non è più se stesso. E i vari stranieri. Vabbè, Zapata rientra dopo la sosta. Sì, ma se ti devi affidare Zapata. A Zapata, Muriel e Pessina dietro, che è un'ottima combinazione, perché poi Pessina è uno bravo, ma i vari Arunchuk, come si chiama? Miranchuk, quell'altro, Pasalic, cioè non è che siano fenomeni, cambiano, buoni giocatori. L'Ames, uno a me piace, per esempio. Lo sai come ci ricorda Montano la preparazione del Gasp e quella tosta, e a ottobre questi volano. L'Atalanta, non ho detto che finisce quattordicesima, ma di queste 7 qualcuna dovrà fare settima. Tutte al primo posto, fatemi capire. Non ci sono dubbi. 7 squadre al primo posto? No, non ci sono dubbi. Allora cominciamo a stabilire chi di queste 7 vi dà meno fiducia. In questo momento, se vogliamo guardare il responso del campo, la squadra peggiore delle 7 è la Juve. Tanto è vero che 5 punti indietro. Però la Juve ha un organico comunque importante. Molto importante. Mi ha impressionato anche la Roma ieri a Salerno. La Roma impressiona, la Lazio impressiona e il Napoli sta facendo bene, altro che. Come fai a dire che il Napoli non è una squadra forte? Nel Napoli mancano Mertens e Demme. E Osimhen. E Osimhen. E Zielinski. Oh. Ieri ti mancavano 4 titolari, 3-4 titolari. Mancavano Zielinski, Demme e Osimhen. Cioè mancavano 3 titolari. Hai detto niente. Importanti. E comunque il Napoli è forte. Il Milan pare che sta facendo strage di avversari che trova, lo sanno scarse, ma comunque se le mangia e fa bene. L'Inter sembrava distrutta, invece l'Inter rimane la favorita in questo momento del campionato. È la campione in carica. Ha una squadra che ha l'ossatura di quella che ha vinto il campionato. Gioca bene. C'ha la difesa più forte di tutti. Gioca bene. Perché? No, bene no. Però. No, sta pure col Verona, ha giocato abbastanza bene. Malissimo, un tempo malissimo. Il secondo bene. Però c'ha sempre il Barella, Brozovic. E io ti devo dare atto che tu stravedi per Bastoni. Bastoni ha fatto un altro step. Bastoni, ragazzi, è fortissimo. Cioè, ragazzi, è l'erede Bastoni di Chiellini. No, ma ti va cost to cost, come se fosse, che ne so. C'ha molta più tecnica di Chiellini. La cattiveria di Chiellini. Esatto. Però è fortissimo Bastoni. Non è marcatore come Chiellini. Cioè, Bastoni. Però parliamo di un giocatore fortissimo. Il mio difensore italiano. Mamma mia, è così. Il mio difensore italiano per distacco. E quindi ti ripeto, l'Inter in questo momento forse è la più forte di tutte in questo momento, poi magari si perde per strada, non riesce, non lo so, perché allora le romane vanno benissimo, le milanesi vanno benissimo, il Napoli va benissimo, l'Atalanta è partita così ma è fortissima, ha comprato pure Coppa Miners, la Juve come fai a dire che non la puoi tenere in considerazione? Scusate, ma finiscono tutte settimo, tutte tra prime. Le altre cose si parla addirittura. Tutte prime finiscono. Di un ritorno di Kulusevski all'Atalanta in prestito. Non mi parlate della Fiorentina, non è a livello di queste 7, dai, Montano, non ti ci mettere. Per la settima. Ma per l'ottava, l'ottavo. Queste 7 qui sono un altro pianeta. Dai, a chi è chiappa di queste 7? Dove va? Quella ferita, quella che magari può fallire e finire in. Ragazzi, di queste 7 l'unico che può fallire è il Napoli. Mettiamoci in testa, il Napoli o fa primo o fa settimo, può fare tu qualsiasi cosa questo Napoli. Anche perché c'è un presidente che in questo momento taglia. Guarda, se fosse stata un'altra epoca, Laurentiis, non disilluso come ora. Spalletti si sta incatenando per Petagna? Speriamo che lo faccia. Si sta incatenando per Petagna? Speriamo che lo faccia. Perché dice non mi compri niente, ma almeno lasciami gli uomini che ho. Anche perché poi Anguissa non è che stai prendendo un giocatore che funziona. Manco il terzino gli hai preso, Emerson. Cioè al Napoli, a me che il drammatico serio, che io capisco se sei del Napoli, sono quello che. E l'ha spiegata meglio di tutti. Mi prendo le parolacce di tutti perché dice io faccio. Perché sei il pappa boy.
sono un pappa boy, va bene. Se senti papà, va benissimo, facciamo una bella abbracciata, l'abbraccio, facciamo le griglie, ci volentieri. Piace. Il ci punto piace. È un altro. Io capisco il signor Napoli. Però caspita, nell'anno in cui la Juve è in difficoltà, l'Inter così, cola, ti bastava veramente poco. Sapendo che l'anno prossimo ti vanno a scadenza tanti di loro e quindi potrai veramente abbattere il Monte Ingaggi. Poi l'anno prossimo, facendo la rivalutazione dei cespiti, ti dai un'altra bella sforbiciata ai conti. Quest'anno ci voleva pochissimo per essere competitivi veramente al 100%. E questo è il rammarico. Pochi secondi, dai, ripartiamo. Io parto dal presupposto che ti dà una variante tattica importante, come ha dimostrato ieri, che nei minuti finali può essere utile quando devi alzare la barriera fisica anche sui calci d'angolo, ma soprattutto se serve uno che deve tenere palla e far salire la squadra, è utile. È un giocatore che poi a gennaio, quando ci sarà la Coppa d'Africa e perderemo Osimhen, è l'unica alternativa che hai ai piccoletti, perché sì, Spalletti è bravissimo a inventarsi la qualunque, Insigne falso 9, un as, Mertens, centravanti diversi, ma averne uno in rosa servirebbe. Quindi io penso che il Napoli, non dico che si debba rafforzare, ma almeno non indebolirsi. Finché va via Bakayoko è un vantaggio, finché va via Maximovic e viene Juan Jesus, a Napoli c'è un detto, scarta frusce e piglia primavera, no? L'uno vale l'altro più o meno per come ha giocato male Maximovic a Napoli. Dopodiché va via Yusai, e là per esempio già mi dispiace, perché tra lui e Marco Itta è molto meglio Yusai, e lo dico senza remore, ma non incide particolarmente. Se cominci a perdere altri elementi senza aggiungere granché, per me è inconcepibile, giochiamo senza terzino sinistro, e poi a centrocampo prendono questo Anguilla, come si chiama? Anguilla. Anguissà. Per me è già è un capitone di Natale. Un capitone. Vabbè, tra Zambone e Capitone. Zambone e Capitone, ma fatta Natale. Questo. Alessandro Arenica, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Caro buon Alessandro, pomeriggio. Ben ritrovato. E allora, ieri il Napoli batte il Genoa, continua la marcia a punteggio pieno, in attesa ovviamente della Juventus. Però è inevitabile partire dal mercato, siamo nelle battute finali di questa sessione. Napoli che sta provando come club a cedere Petagna, come squadra a trattenere Petagna, perché le informazioni che abbiamo sono queste, ma già ce l'abbiamo da diverse ore, ovvero che Spalletti, ma l'ha detto, l'ha fatto capire lo stesso Spalletti, vorrebbe trattenerlo. Il Napoli punterebbe, diciamo, ad uno sgravio sul monte stipendi. Come la vedi? Che cosa bisogna fare con Petagna? Partiamo da qui e poi andiamo sulla gara di ieri. Ma cosa dobbiamo fare? Intanto la gara di ieri, o come dovrà giocare il Napoli, se bene o male si è capito, è una squadra in attacco soprattutto di Brevelini, che gioca a palla a terra con molte geometrie, molte triangolazioni, una classe importante sopra la media, no? per ambire all'alta classifica. Però quando una partita tipo quella di ieri ti si incasina, dove a un certo punto probabilmente il risultato più logico poteva essere il pareggio, se hai un'arma a disposizione con delle caratteristiche, e questo secondo me è successo anche ai tempi di Sarri, e forse Sarri non ha vinto lo scudetto proprio perché non aveva un centravanti in panchina da utilizzare quando devi scardinare certe difese che si arroccano in difesa e ti chiudono gli spazi, hai bisogno del tra virgolette bisonte che di testa magari ti risolve le questioni e ti dia una variante al gioco che tu vuoi sviluppare. Con questo cosa voglio dire? Che se il Napoli è in palla ti fa 3, 4, 5 gol perché ha giocatori sopra la media nella parte alta della squadra. Ma se per caso si incasina la partita come si è incasinata ieri nel secondo tempo, se non hai armi a disposizione è anche difficile trovare le soluzioni. Eh sì, è proprio questo il punto nodale, è difficile trovare delle armi, anche perché poi, se vogliamo, le assenze in altri periodi ci potranno comunque essere. Detto questo, torniamo a quello che è successo proprio durante la partita. Mo lo faccio litigare con un amico. Chi? Alessandro. Perché? Che è successo? Perché Alessandro sostiene che il fallo su Meret non era fallo. Non era fallo, ok. Ma
ho contattato il mio guru personale, che è il suo buon amico Luciano Tarallo, con cui hanno fatto anche uno stage insieme, e il quale dice che fallo tutta la vita. E secondo me tra Luciano e Alessandro, per quanto Alessandro è stato un grande giocatore, mio idolo di gioventù, di portieri ne capisce più Luciano. Detto tra noi. Ah, ma di portieri sì, ma di regolamento forse non la pensiamo alla stessa maniera. Ma scusami, quindi, ma se dire... tu mi parli di volontarietà, allora, del fallo, non esiste la volontarietà come concetto. Che volontarietà? Io ho detto io. Ho letto i tuoi commenti su Facebook. No, i miei commenti sono del fatto che fra l'altro, se non ti è chiaro, scusa Chiarello se mi permetto, prego. Il 99.9 ex giocatori o moviolisti e addirittura arbitri stessi hanno detto quello che ho detto io, cioè che praticamente questo non è fallo. Però se leggi la Gazzetta dello Sport dice quello che dici tu, ma se leggi il Corriere dello Sport dice il contrario. Sì, però io ti dico dal mio punto di vista di uno che è stato in campo, io penso solamente a una cosa, che se ero in campo io mi facevo espellere. Dico questo col mio carattere sanguigno, con la mia determinazione, con la mia voglia di vincere, io mi sarei fatto espellere, perché effettivamente devo dire che i giocatori sono stati molto educati. Se, perché dipende da che punto di vista si vedono le cose, ovviamente, no? Perché se tu la vuoi vedere da tifoso, allora i tifosi del Napoli hanno le loro ragioni. La vedi dal punto di vista dei tifosi del Genoa, e loro credono che la ragione loro. Io la vedo da portiere, per me da portiere quello è fatto. E io, ecco, per me no, perché è talmente non si può smaterializzare il polacco, cioè dove va? Lui fa il suo movimento con spalle girate, leggero, senza disturbo, e Meret esce col ginocchio alto e tocca lievemente, proprio lievemente, il giocatore polacco. Io l'ho rivisto 100 volte, me lo sono riguardato bene, e abbiamo anche i fermi immagini, io e Luciano ce li siamo scambiati. Il polacco, disinteressandosi della palla, va lui a toccare il ginocchio di Meret, non è Meret che va addosso al polacco, non è vero affatto, è il polacco, tanto è vero che Di Bello poi va alla review e vede che c'è il contatto che disturba il portiere e gli fa perdere la coordinazione. Guarda, qua possiamo discutere tutta la giornata, io vedo Meret che esce, che allunga verso il polacco non si può smaterializzare perché non è rimasto fermo. Ma può andare a cercare la palla o no? E nel momento in cui cerca la palla e non la trova, trova il portiere, tocca il ginocchio del portiere e gli fa perdere. Il portiere gli va incontro. Però ma lui non può ostacolare il portiere, è vietato dal regolamento. Vabbè, è utile che discutiamo su una cosa dove rimaniamo con le proprie idee. Io lo vedo diversamente, io vedo Meret che va incontro e uno che non si può smaterializzare. Fossi stato io e facevo lo stesso movimento lieve di quel tipo lì, dico che non ha fatto niente. Evidentemente Meret poteva forse poteva respingere quei pugni oppure bloccarla meglio quella palla, perché anche 2 minuti prima aveva fatto lo stesso tipo di lavoro, solo che gli era andata bene. Quindi voglio dire, se Meret avesse fatto un intervento normale, perché per me non è stata la causa per la quale poi ha perso la palla, probabilmente tutte queste polemiche non ci sarebbero state. Però io rimango della mia idea, non mica dico che voi dite le cose sbagliate, io rimango della mia idea, io l'avrei dato che sia. E come l'ho detto io, l'ha detto il 99.9% dei giocatori che ha giocato a calcio. Dopo, no, ma l'ha detto anche Graziano Cesari, Cesari è della tua stessa idea. Se poi vogliamo far passare che il calcio è uno sport per fighette, fatelo passare per fighette, ma non sono queste le origini del calcio. Guardiamo l'intenzionalità. L'intenzionalità non conta proprio niente. L'intenzionalità. Ma io sono contro questo modo di arbitrare, ok? Cioè questo modo di anche l'intenzione, no, di far fare. Ma non c'è niente. Ma non conta, l'intenzionalità non conta. Il regolamento non lo prevede. Gli ex arbitri che sostengono che lì non ci sia fallo. E non dire che siamo lì. A me non me ne frega niente. Io ti dico che ho interpellato le persone che sono competenti e capiscono questo. Per me e mi danno tutti ragione. Poi c'è chi non mi dà ragione, ma chi se ne frega, ognuno la pensa come vuole. Mica posso dire che Alessandro ha torto perché la pensa diversamente. E allora io mica ti dico che tu hai torto.
carità, dire, posso dire. Però ma non voglio sentire cose sbagliate. Posso capire ma quello sbagliate, che... Sto dicendo non posso dire cose sbagliate. Quando c'è qualcuno che dice ma non aveva intenzione, quella è una cretinata. Perché l'intenzione non conta. Sull'intenzionalità siamo tutti d'accordo. Possiamo discutere se è Meret che va addosso all'avversario o se è l'avversario che ostacola Meret. Su questo abbiamo opinioni diverse, ma è solo su questo che dobbiamo discutere. Se vogliamo parlare di intenzione siamo fuori tema, perché non conta da regolamento. Su questo non ci sono dubbi, su questo non ci sono. Beh, non conterà il regolamento, ma rimane il fatto che ognuno rimane della propria idea. Sì, tu dici che è Meret che va addosso al polacco e che sbaglia l'intervento, e questa è la tua opinione. Secondo me il polacco invece... E che il polacco non si può né smaterializzare... E questo è un discorso. È un discorso. E non fa niente per andare addosso a Meret, punto. Questo è quello che ho visto io. Va bene così. Dopo, se il 99% ho visto così e qualcuno tiene un'altra ipotesi, va bene. Non accetto la tesi di chi dice... Sì, anche se poi gli va addosso e lo tocca, non aveva l'intenzione di far fallo. No, vabbè, qui non ci siamo. Andiamo avanti. Per chiudere, Ale, mi dici se semplicemente. Se tu non guardi il portiere che esce, non mica sai che sta uscendo lui velocemente. Ma nel momento in cui gli procuri il fallo, è fallo, punto. Ma gli procuri il fallo andando alla caccia del pallone, punto di domanda? Sì, se lo tocchi gli fai cambiare la traiettoria di volo, Scusami, io ho giocato e ho fatto il libero intervenito anche tra l'attaccante e il portiere. Certo. Quindi queste cose qua lo so. Se io vado con l'intenzione di disturbare il portiere, lo guardo e vado a rompergli le palle. Se io guardo la palla e cerco la palla e provo in qualche modo a... cercando la palla di disturbare il portiere è un'altra musica. Perché è vietato dal regolamento. Non puoi fare disturbo sul portiere in nessun caso. Probabilmente il portiere e il polacco aveva gli occhi di dietro e ha visto quell'altro che usciva e gli si è buttato. Ha creato danno a Meret che stava andando in presa. Il contatto gliel'ha fatto ruotare. Il polacco ha quattro occhi, ne ha due davanti e due di dietro, ha visto Meret che usciva, gli è andato no, guarda, andiamo, che chi aveva quattro occhi e uno solo ha giocato con te si chiamava Diego Armando Maradona. Quello che aveva otto di occhi, no, diciamoci la verità. Diciamo che rimaniamo nella propria opinione e che questo gol ognuno la vede alla sua maniera, anche se per me non è da vedere alla maniera. Ma il Napoli l'ha rubata la vittoria secondo te? Anche con questo aiuto che tu ritieni tale? No, ma lascia stare l'aiuto. Sto facendo un altro discorso. Sto andando oltre. Non c'è nessun aiuto. Ammesso che quel gol fosse stato convalidato, il Genoa avrebbe anticipato il pareggio. Il Napoli aveva tutto il margine per provare. Però poi, alla fine della fiera, secondo te il Napoli la vittoria l'ha meritata o no? Ma infatti non bisogna andare oltre. Allora, per quello che ha fatto vedere il primo tempo, il Napoli ha avuto sicuramente il merito di essere buone trame, avere delle buone occasioni e per mancanza un periodo di precisione non ha realizzato. Nel secondo tempo in effetti ha subito la veemenza di un Genova che comunque ha fatto una buona partita. Il Napoli fondamentalmente per me ha meritato la vittoria sostanzialmente, però non c'era neanche da scandalizzarsi se veniva fuori un pareggio. Sono d'accordo con te. Quel Bradipo di 38 anni è ancora un giocatore così importante? Beh, io l'ho scritto tra il primo e il secondo tempo che un giocatore con quella classe e se sta bene fisicamente mette in difficoltà le squadre. Ovviamente il minutaggio questo è un cambiato per vecchi, perché spopolano gli anziani. Ma se sta bene fisicamente, alla fine è sempre il campo che dà il suo verdetto. Se uno sta bene non capisco dove nasce il problema. Tant'è che Ballardini ti voglio salutare chiedendoti un parere veloce. Manolas Koulibaly tra i migliori in campo? Koulibaly è una forma strepitosa e ho sempre sostenuto personalmente che guai se manca Koulibaly alla fine per la fase difensiva del Napoli, e quindi là è il punto. Manolas devo dire che si sta comportando abbastanza bene,
anzi direi bene, ma il problema di Manolas è solo il fatto che sia continuo nelle prestazioni, che non mi cali improvvisamente e mi faccia 2-3 partite da 5, da 4, che poi mette in difficoltà un po' tutti i compagni. Però per il momento c'è Koulibaly che copre e nasconde qualsiasi magari... qualsiasi cosa. Ale, grazie per essere stato con noi, un abbraccio forte. Grazie a voi. Impressionante, l'uno contro uno, come zitta l'avversario, gli toglie palle e se ne va. Stop ancora rapidissimo e ripartiamo. Allora io devo trovare un buon epatologo al mio amico Alessandro Montano. Perché direi, ma perché? È perché noi siamo qui a ridere, a scherzare e a litigare con le persone, ma in realtà il nostro fegato vive e sopravvive in una maniera piuttosto serena. Lui che sta al coordinamento e che dovrebbe gestire i tempi della trasmissione. E quindi ti taglio, ti prego, vai avanti. No, è perché. Allora mi devi far svelare gli altarini. Allora, in questo momento dovrebbe partire il jingle di Top e Flop. Chiariello è in ritardo con i Top e Flop e quindi noi dobbiamo stare qui a chiacchierare io e te su quanto il tuo fegato stia messo malissimo. In questo momento si sta disintegrando, in questo momento, questo preciso istante. Possiamo parlare di veramente di, cioè, ma manco si mi sento Spalletti due, come Spalletti alla cessione di Petagna. Due bottiglie di vino al giorno il tuo fegato sta. No, guarda, mi sento come Spalletti alla cessione di Petagna. Che poi speriamo non avvenga a questo punto. Questo punto no. Questo speriamo punto anche no. Per il tuo fegato. Sì, anche perché poi ci volevo puntare sul fantacalcio, Verdi o l'asta, quindi. O sul fegato. Su entrambi, mi tengo entrambi. Ci terresti a puntare su entrambi. Detto questo, ovviamente si sta continuando a dialogare sulla questione Petagna, se resta o va via. La situazione è molto semplice. Da un lato ci sono i compagni di squadra e soprattutto Luciano Spalletti che dicono ma dove va? Ma stai qua, ci servi. Lo stanno dicendo soprattutto la società. Il ragazzo ha fatto questo tipo di ragionamento, ma avesse preso il Torino per sostituire Belotti a titolo definitivo, io avrei costruito la seconda parte della mia carriera, diciamo, a Torino. Se invece devo far così, tanto vale che resto al Napoli. Detto questo, siamo pronti? Fai pure una cosa che non dire, mi stai facendo aspettare. Vabbè, andiamo con i peggiori 5 del fine settimana calcistico, insindacabile giudizio di Umberto Chiariello. Flop 5, i peggiori 5 su Radio Punto Nuovo. Quinto posto, dice Graziano Cesari. Ma lascialo stare. Graziano, un dia un fiascapri di trasmissione. Ma no, non c'è meno buono, ma da lupulista. Mamma mia, ma che era il nostro amico. E dai, ciao, ce l'ha tuvito malamente. Eccolo là, lo sapevo. Quarto posto, chi c'è? L'affossatore. No, chi è? Io, è forte, ma muore. Chi è? Di Francesco. Eusebio. No, una garanzia di successo. Mamma mia, perde sempre. Però gli trova sempre panchina. I contratti li trova. Sono l'ultima. I contratti li vince. È l'ultima. Dice, è l'ultima. Terzo posto, chi c'è? Fabiano. Chi è? Il direttore. Il direttore. Ha creato la banda di musica. La Fermitana. Fabiana ci chiamerà un Casadei. La banda del liscio. La Fabiani. Fabiani. Il secondo posto chi c'è? Beh, sempre lui. Andrea. Andreuzzo. Andrea ha detto beh. Beh. Ha fatto l'affare con Cristiano Ronaldo. Non ti dica tutto conto. 305 milioni. 3 milioni a gol la pagata. Di capitalizzazione. 3 milioni a gol. Extra dovuto mettere 40 milioni al volo perché se no già avevano mai bisogno di pagare gli stipendi. O pranzo di Natale non li invitano, se no vattene. Al primo posto chi c'è? Il Conte Max. Allegri. Eh sì. C'ha hit l'amico suo. Kenny trequartista, ma. C'ha hit l'amico suo. Danilo davanti alla difesa. C'ha hit l'amico suo, Chiellini. Mi fatti cacciare Sarri, ma non abbiamo una squadra, Maremma Maiala. È andata proprio così. Andiamo con i. Ce l'abbiamo. Sì, i top, i migliori 5. Vamos. Top 5, i migliori 5 su Radio Punto Nuovo. Quinto migliore! Facciamo un brindisi. A chi? È di brindisi? Ah, di Lello! È di bello! Di bello! Di bene, sta senza nessuno, hai fatto boh! Quarto posto chi c'è? Lucianone. Ti piace? Lucianone. Ti piace Luciano? Ammazza, esagerato. Bello. E chi la cosa buona?
La fortuna aiuta gli audaci. No, no, in quel caso è culo proprio. Esatto. Esatto. Qua terzo posto chi c'è? Pedagnone. Pedagnone è mai entrato. Io sembrava l'incredibile Hulk, sembrava. Tanti chili c'ha dato culo della vittoria. Posso dire che io in una strada buio per Luciano in catena di nuovo a partire. Andreuccio deve andare. Andreone rimani con noi. Secondo posto chi c'è? Andrea Zoli. Mamma mia. Ma io lo racconterei ai nipoti, nipoti dei nipoti. La prima vittoria dell'Empoli a Torino. Mamma mia, ma non è che ha vinto. Ha meritato. Cioè 87 attacchi da Juve, 80 attacchi l'Empoli. Ma per un'ora l'Empoli ha comandato il Madonna gioco. Madonna mia. Lo diceva bene Luciano, lo diceva bene Francesco Totti. Voglio chi l'Andrea Zoli allenatore. Primo posto chi c'è? Ma lo puoi mettere ogni settimana Insigne al primo posto? Ma è migliore in campo! A un certo punto allora, no, ha sfidato le leggi della fisica, è passato in mezzo a due, ma si è smaterializzato. Prendendo un primo posto in coabitazione con Koulibaly. No, 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 lascia stare, Kalidou è forte, Kalidou. Ma io voglio sapere una cosa. È passato in mezzo ai corpi. Come ha fatto là? Io ci sei a un certo punto due davanti e lui è passato là in mezzo. Ma si è smaterializzato! Ma poi la palla che era da Politani, che roba era? Mamma. E il recupero alla fine della partita che ruba palla all'avversario, 60 metri. Un capitano. C'è un capitano. Un capitano. C'è solo un capitano. Vabbè, direi di chiuderla qui perché veramente siamo anche stonati. Ma va bene così! Top e flop fatti, stop and go. Ripartiamo dalle di Napoli. Andiamo rapidamente. Poi sei incatenato per Dagnone. Più che altro non è lui che si sta incatenando, è proprio. Spalletti e compagni non vogliono. Esatto, sono loro che si stanno incatenando. Voglio facilità con Letta e perché tutto sommato Petagna, cioè comunque di andare a giocare, di fare il titolare alla Samp. Ma non lo fa! Ma io ma Quagliarella quando ci volevo posto? Ma infatti dei quando mi sono pure che età hanno preso. Gabbiadini si è fatto male. Hanno preso pure che età. Sì, vabbè, ma Quagliarella non è che gioca sempre, ho capito. Gioca di più, ma non è che gioca sempre Petagna là. Comunque sarebbe diverso. Detto questo, dai, ma due. Vai a Sampdoria. Abbiamo già detto tanto. Tieniti in due minuti per il tuo Edito Napoli. L'Edito Napoli. Il punto sul Napoli di Umberto Chiariello. Mi avete massacrato, sicché tutta l'estate a dire che il Napoli è forte, perché Luciano Spalletti a me faceva paura solo caratterialmente, ma poi quando ho visto che consigliava d'accordo, viva Lucianone, no? Due partite, sei punti, ci ha messo culo, ci ha messo bravura, ci ha messo fortuna, tutto quello che mi pare, ma la Juve sta a 5 punti. Signori, io non vorrei dire proprio niente, ma se dopo la sosta, poco poco, prendiamo 3 punti con la Juve, pronti via, 3 partite di campionato, Juve a meno 8 su 9, e tutti quelli in servizio permanente effettivo che a Napoli non fanno altro che sparare a zero su società, allenatore e giocatori, quelli che dicono, il tal Ruffi che dice, che il Napoli è scarso, che il Napoli è scarso, che ci sono almeno 7 squadre superiori al Napoli, 6, 7, 8, 25, che i giocatori del Napoli sono improponibili, bribi, bribam, ma voi lo vedete veramente il pallone? Ma chi ha tutti insieme Meret, che dopo Donnarumma è il miglior portiere italiano, e lo ribadisco e lo verificherete quest'anno a fine campionato, ma andiamo a fine campionato, che rendimento avrà Meret? Poi Koulibaly, Di Lorenzo, Manolas, Fabian Ruiz, Zielinski, Politano, Lozano, Mertens, Osimhen, Insigne, un as. Chi ce li ha? E allora, perché questo Napoli non può essere competitivo se non scassano tutto nelle ultime 48 ore? Quello è il problema. Cerchiamo di ragionare. E ora arriva pure un giocatore nuovo. Il capitone, no. Com'è? Come si chiama? Anguissa. No. L'anguilla. No. Non è un palo della luce, dicono che è bravo. Valeva 30 milioni. Del Fulham ha fatto bene, nonostante sia retrocesso. E che pare che sia anche un bel diplomane, un bel dribbling a centrocampo, buoni in fondamentali. E insomma, se il Napoli è quello dell'anno scorso,
con un allenatore vero. Anguissa, che è un giocatore migliore di Bakayoko. Juan Jesus per Maximovic, che ti copre il lato sinistro che avevamo sempre scoperto, che avevamo quattro centrali tutti di piede destro e finalmente ne abbiamo uno di piede sinistro. Lobotka, che è rinato e dimagrito soprattutto, e un as. Molti li sento scettici su un as. Un as è un'altra storia, fate finta che non si chiami un as, abbia un nome diverso. Non è il ragazzino che non serviva a niente quando arrivò sotto Sarri, che doveva imparare l'ABC del calcio. Questo oggi è un ragazzo maturo, 25 anni, è uomo ed è diventato il giocatore vero. Quindi chi dice che il Napoli non ha fatto acquisti? Non è vero. Purtroppo non ha fatto l'unico che veramente serviva più di tutti, perché noi lì non siamo messi benissimo nel ruolo di terzino sinistro, è la verità, e questo è un rammarico. Ma il Napoli mai vende la pelle dell'orso prima di averla comprata, ovviamente, o abbattuto. Però in questo caso, se batte la Juve, voi detrattori, voi che spalmate melma dalla mattina alla sera su questa società e su questa squadra, come la mettete nome dopo? Come fate a non capire che il Napoli è forte e competitivo, che è incompleto, e che alla fine di questo mercato il Napoli è la più forte di tutte? Sapete perché? Perché le altre hanno venduto e comprato. Chi ha fatto, c'ha la bilancia che pende a favore, vedi la Roma, vedi forse l'Atalanta. Chi c'ha la bilancia che pende a sfavore, vedi la Juventus per esempio, l'Inter, che oggettivamente si sono indebolite, perché perdendo Lukaku e Cristiano Ronaldo, i due bomber più forti del campionato, è oggettivamente un indebolimento, che se ne voglia dire. E il Milan, che perde Donnarumma e Çalhanoğlu e fa altri acquisti, è da giudicare, ma non si sa se è più forte o meno forte. Chi sono le squadre che sono rafforzate? Le romane, perché hanno preso tecnici importanti, giocatori importanti, pur perdendo qualche pezzo grosso, vedi Correa, vedi Dzeko, si sono rinforzate. E chi è che non si è indebolita? Secondo l'assunto, e questo è il mercato di chi non si indebolisce, il Napoli alla fine della giostra potrebbe essere la squadra migliore che può lottare, non ho detto che favorita ovviamente, che può lottare per qualcosa di importante, soprattutto perché in panchina, signori cari, c'è un allenatore, non un progetto. Antonio Petrazzolo, direttore di Napoli. Non è lui, è il medium che abbiamo interpellato per parlare con l'aldilà. Noi vogliamo interpellare il fantasma di Fawzi Ghulam e abbiamo scelto il medium di riferimento. Medium, buon pomeriggio! Questa mi mancava come qualifica. Buon pomeriggio a voi. Allora, dal mondo dell'aldilà degli ex calciatori importanti, ritorna su questa terra il grande Fawzi Ghulam? Assolutamente sì, come ampiamente raccontato nel corso delle settimane, dei mesi, agli amici Giordano, ma soprattutto a dirlo a Radio Punto Nuovo. Ghulam prosegue spedito verso il recupero ed è già attualmente abile e arruolabile. Che cosa vuol dire? Come sta? E tutti i test possibili e immaginabili li ha fatti, li ha superati, hanno dato esito positivo nel vero senso della parola. È ovvio che adesso deve iniziare a forzare un po' delle partitelle, anche quelle in famiglia, nei famosi cambi di direzione. Esattamente. Però non è che ogni volta che fai cambio di direzione qualcuno ti viene il fiato dalla paura, no? Vabbè, ma li deve fare lui stesso, le favori contrasti deve fare. Certo. Senti, ma non è che Napoli non ha comprato il terzino sinistro perché veramente crede che recupera Ghulam? Assolutamente sì, questo è il motivo principale. È una scelta fatta che ha dato delle rassicurazioni anche a Luciano Spalletti. Ovviamente Spalletti valuta chi ha a disposizione e, avendo avuto garanzie dal giocatore stesso ma anche da quello che vedeva sotto i suoi occhi,
fatto una valutazione e ha detto ok, andiamo avanti così. Quindi priorità al centrocampista centrale, e il Napoli ha preso Anguissa, un camerunense tutto muscoli, anche con qualche cambio di direzione interessante e illuminante per i compagni. Aspetta, aspetta, tu ora devi passare da medium a notaio. Mi devi certificare notarilmente che non avremo più a che fare con l'Enel e i pali della luce. Questo non lo posso sapere, perché poi non è che l'ho valutato ancora da vicino, chissà. Però perché lui si chiama di nome, come fa? Zambò. Allora, chi stiamo pranzo di Natale? Perché è un capitone, l'anguilla, e il o è un zambone questo, Natale che le dici? Da quello che so è molto più rapido di Bagayoko. È più rapido di Bagayoko. Ma corre perlomeno, questo corre. Non passeggia. Il fatto di correre, alle volte corre pure un po' troppo. Corre. Anche perché in carriera ha cagionato 26 gol. Ha cagionato. Vabbè, ma lasciamo stare. Mamma mia. Esatto. Non è esatta. Allora, quindi domanda e risposta proprio tatà, flash. Il Napoli è più forte o meno forte l'anno scorso? Il Napoli, se dobbiamo fare una valutazione complessiva rispetto alle altre squadre, è l'unica big che non si è indebolita. Tutte le altre si sono indebolite. Partiamo da questo presupposto. E quindi iniziamo a ragionare su un dato di fatto. C'è una squadra che può contare ancora su Lorenzo Insigne, ma anche ovviamente su Osimhen, su Koulibaly, sullo stesso Fabio Ruiz. Poi Politano, Zielinski, Lozano, Petagna, Petagna se ne va o no? Petagna gli ha dato la disponibilità a restare dal primo momento. È ovvio che questo gol ha lasciato tutti un po' sorpresi, ma dobbiamo fare un ragionamento sulle doppie coppie. Il Napoli in attacco ha un asse Insigne, Osimhen e Mertens, e a destra Politano e Lozano. Queste sono le scelte di Spalletti. Laddove Petagna, io so che lui ha già anche come alternativa con spazi ridotti, avrebbe dato anche l'ok a restare, accetta una situazione del genere, si può andare avanti anche con Petagna, non è che è un concetto bene che così va tralasciato. Fermo restando che ovviamente Spalletti è stato chiaro con lui, ha detto guarda, tu tieni presente che questa è la situazione, questi sono gli attaccanti, io farò delle scelte, ovvio che a gara in corso. E Spalletti ha già detto tutto ieri. Aspetta, questo, è finita sulla sfida, che finita, bemus del sinum. Vabbè, detto questo, Antò, grazie ovviamente per essere stato con noi. Un abbraccio forte. Grazie ad Antonio Petrazzolo, direttore di napolimagazine.com. Grazie Antonio, grazie ad Alessandro Montano. Un grande abbraccio al mitico Lucio Belmonte. 20 secondi, torna Lucio Belmonte. È una cosa meravigliosa. Chiarello, tu torni domani alle 13. Ovviamente, punto nuovo sport show con questa capa pelata di Marco Giordano. Grazie ad Alessandro Montano. Grazie ad Umberto Chiarello. Ci ritroviamo domani puntuali. Puntuali, ore 13. Ore 13 per una nuova edizione di Punto Nuovo Sport Show. Buon pomeriggio a tutti.